Buonasera, ben arrivati, benvenuti davanti alla nostra bella parete novità che ormai è tradizione che il venerdì ci arrivano le cose importanti e quindi sempre in fretta e furia cerchiamo di appunto aggiornarli sul nostro sistema per poterli poi mettere online e vederli insieme. Oggi abbiamo Moda Scrap che è arrivata proprio oggi, questa mattina. Le novità, in realtà, chi segue magari un po' di più lo scrap le ha già viste, però appunto oggi le vogliamo vedere qui sulla nostra bellissima paretina. Volevo anche avvisare che abbiamo fatto un nuovo super ordine dell'Alexandra Renghe, che è piaciuta tantissimo, infatti praticamente la nostra paretina che avevamo creato per lei è vuota, poverina, c'è praticamente niente. Abbiamo rifatto quindi un bell'ordine, vi faccio vedere la card che ho fatto l'altro giorno, che è piaciuta tantissimo. E qua ho usato le paperette e il secchio con questi fiorellini molto bellini, che sarebbe questa fustella qua. Molto carina. Tra l'altro ho visto un loro progetto fatto col secchiello bombato, che dà proprio l'idea di tridimensionalità. Devo provarla questa cosa, è un'ottima idea. E poi ho usato le paperelle, queste qua molto carine, questi pulcini molto teneri. E niente, devo dire che appunto non ci è rimasto molto, ma a brevissimo arriveranno tante tante cose. Giro un attimo la telecamera. Appunto, arriveranno un sacco di fiori nuovi. Questi penso che li userò a breve anche loro per farci qualcosina. Ci sono rimasti i coniglietti. Questa tornerà perché appunto è piaciuta un sacco e vi anticipo che ci faremo anche un piccolo corsettino gratuito per provarle un po'. E insomma, torneranno un sacco di cose, sia cose che avevamo già preso e sono andate a ruba, ma anche cosine nuove che abbiamo scovato sul loro sito, perché hanno un portfolio veramente enorme di fustelle. Per noi sono tutte nuove, perché appunto l'abbiamo iniziato recentissimamente a seguirle e ad acquistare i loro prodotti, per cui per noi è tutto nuovo e sono tutte stupende. Anche scegliere è una cosa difficilissima, per questo che in realtà abbiamo preso una marea di roba. Allora, vi faccio vedere però Moda Scrap, che è arrivata appunto con fustelle nuove, la collezione nuova di carte, i vari abbellimenti. Adesso hanno fatto anche i puffy sticker già con la release di Natale, con la Cuddle Time, con il pack di carte, quello dedicato un po' all'inverno. Avevano inserito i puffy sticker, sono veramente adorabili. E poi hanno riprodotto alcune collezioni di carte, sia in versione grande, riducendo il costo, che come sapete ultimamente era aumentato a causa dell'aumento del costo della carta e anche a causa del packaging che avevano scelto. Adesso hanno cambiato il packaging e ve lo faccio vedere a brevissimo, ed è diminuito anche il costo della carta. Soprattutto parlo del pad, quello grande, e quindi hanno ristampato alcune collezioni nuove, e oltre alla carta grande, il pad, quello 30x30, hanno prodotto di quelle collezioni anche il formato, quello 15x30. Che devo dire abbiamo imparato ad amare, è un formato molto molto interessante. Quindi insomma, vediamo un po' queste cose. Inizierei girando ovviamente la telecamera. E cosa? Ah, mi stavo intrufolando. Allora, da cosa iniziamo? Dalle fustelle magari, che appunto noi ora le vediamo in formato proprio così, non abbiamo campioni, perché appunto c'è tutto arrivato appena adesso, e quindi diamo uno sguardo veloce. Loro hanno presentato già, insomma, hanno fatto vedere un po' di foto, di immagini, hanno fatto una presentazione vera e propria perché erano in fiera Francoforte, che è una fiera, diciamo, per negozianti e per, insomma, addetti a lavori, ma hanno fatto parecchi campioni che hanno fotografato e mostrato sui loro social, quindi Instagram e Facebook.
Allora, siccome ci avviciniamo comunque al periodo cerimonie, abbiamo scatoline nuove e hanno fatto anche delle fustelle dedicate proprio alla cerimonia. Allora, le scatolette abbiamo questa che si chiama Faced Box, che appunto ha questa modalità un po' sfaccettata, insomma, un po' geometrica, molto particolare come dimensione. Vediamo un po' se riesco a metterla a mano. Insomma, è una scatoletta da confetti, quindi non è enorme, ma ci stanno bene i nostri 5 confettini. Direi, insomma, non l'ho vista montata, però mi sembra così. Questa è una scatoletta che ha questo effetto un po' pop-up. Vedete col coperchietto e questo effetto un po' pop-up. E poi l'altra scatoletta nuova è questa qua che si chiama Edelweiss Box, che anche lei è molto particolare. Ha queste parti un po' rientranti, molto particolare nella forma. E poi, come vi dicevo, abbiamo queste fustelle che sono proprio pensate per le cerimonie. Quindi questa qua è per la prima comunione, con i simboli del grano e della spiga, quindi del calice dell'ostia, e poi hanno il bannerino e la scrittina. Questa scrittina è, diciamo, un cartoncino pieno con la scritta incisa. Non so se ho reso l'idea. Quindi, appunto, non è una scritta, non è la fustella di una scritta, è la fustella con impressa la scritta prima comunione. Carino, diciamo che in effetti al momento non avevamo molto sulle cerimonie. Questa qua invece è la Santa Cresima, quindi abbiamo la colomba, il pesce, la colomba che penso che, non so, sono un po' ignorante al riguardo, però penso che per la prima comunione possa andare bene. Il bastone del vescovo, il cappello e qua la Santa Cresima. Il battesimo invece con l'angioletto con le ali e sempre il bannerino Santo Battesimo. E poi c'è anche questa qua, dedicata alla laurea, molto bellina secondo me, con il tocco, la pergamena e la mia laurea. Poi abbiamo anche un generico, diciamo, congratulazioni, quindi sempre col banner e la scrittina congratulazioni, questa qua, ma poi abbiamo anche questa coccardina, un po' lavorata, molto carina, vedete qui i forellini, e la coppa e una stellina, quindi diciamo generica, potrebbe essere appunto anche per la performance sportiva con la coppa, quindi fa molto coccardina di vittoria, insomma. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo tutt'altro genere, passiamo. Allora, abbiamo questa qua dedicata proprio alla Pasqua, sempre lo stesso concetto del Buona Pasqua nel banner. Quindi il banner qua è Buona Pasqua, deve essere sotto, non si vede. Poi abbiamo tanti conigliettini, molto, che carino questo che guarda in su. Questo mi piace, questo qua mi piace un sacco. Questo conigliettini molto stilizzati. Uova con diverse, diciamo, con due tipologie anche di decorazione che vanno a sovrappo... Oh, scusate. Mi appoggio un secondo, che vanno un po' a sovrapposizione, quindi questo è il pieno e questo qua è a sovrapposizione la decorazione, mentre questo qua è il pieno e questo ti fa le striscioline. Oppure anche puoi usarle singolarmente, ovviamente. Un po' di erbetta, dei cuoricini. Questa è una fustellina pasquale. Molto, molto versatile, direi. Si può anche abbinare molto bene, probabilmente, alle scatolette, alla coccardina. Essendo piccine, diciamo che vanno messe, si possono mettere un po' ovunque come decorazioni, secondo me. E poi passiamo alle mie preferite, che sono queste due, le trovo molto graziose e anche francobolli li trovo molto belli. Allora, questo qua si chiama Stamps, sono appunto francobolli. E sono francobolli di diversa dimensione, diversa geometria, diciamo, cioè tipologia. Ci sono questi qua più rettangolari, allungati, questi un pochino più sul quadrato. Questo grande mi sembra che sia proprio quadrato, se non sbaglio. Quindi appunto
francobolli di diversa dimensione con la parte esterna e poi questa parte qui, vediamo se prendo, magari ve la faccio vedere meglio, questa parte qui è la parte esterna, mentre questa qui che vedete internamente è la parte che ti può fare un pieno di un colore diverso. Quindi se vuoi fare il francobollo che abbia un esterno di un colore all'interno di un altro, li vai a sovrapporre, ad abbinare. Molto carina secondo me questa. E queste due che mi piacciono tantissimo. Questa che si chiama Margherita, a me ricorda più la camomilla, devo dire, quelle margheritine un po' selvatiche. Molto bellina, mi piace tantissimo lo scotch, quest'idea dello scotch e questo stile molto selvatico mi piace tantissimo. Eccola qua, dimensione, vediamo un po' se con la mano riesco a dare un'idea della dimensione, e questa qua. E poi abbiamo la lavanda, che appunto si chiama lavender, quindi lavanda. Ed è, la giro così ve la faccio vedere, ha tutti questi fiorellini piccolini piccolini, ha la parte della spiga, diciamo, della lavanda, sempre questo effetto dello scotch, molto molto carino, che in composizione diventa così poi, quindi appunto hai la spiga che puoi fare di un colore e i fiorellini un po' a contrasto per creare un effetto un pochino più movimentato, più mosso, molto carina. Questa poi tra l'altro mi piace molto e per vero che è l'amante della lavanda è veramente top, quindi questa assolutamente ci piace. E poi abbiamo due fustelle invece dedicate più alla cucina. Allora, una si chiama Best Chef e simpaticissima, molto simpatica, con questo cappello da chef con le stelline, le posatine e sempre il discorso del banner. Che viene ripreso un po' ovunque, questo banner con la scritta Best Chef. Trovo molto simpatico proprio il cappellino. E poi di qua abbiamo tutto questo set da cucina, molto molto ricco, un sacco di elementi, vedete strumenti per il tagliere, vari strumenti per la cucina, brocca, le forbici, la sagliera, insomma, ha diversi elementi proprio della cucina, quindi questi due sono proprio due set dedicati alla cucina. Passiamo poi alla release della carta, perché come fustella dovrei avervi fatto vedere tutto. Allora, questa è la nuova carta che vi mostro tra poco, si chiama Herbs and Flowers e ha ovviamente, molto carino, e ha ovviamente i suoi die cut, che sono questi qua. Hanno cambiato un po' il packaging in generale, infatti giravo per vedere diciamo, le immagini, ma è cambiato il packaging, non c'è dietro niente. Qui abbiamo i puffy sticker, che sono molto carini, li trovo molto 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 graziosi. Un po' cucina, un po' erbario. Qua. E come vi dicevo, abbiamo anche la versione 12 per 6, quindi che sarebbe poi il 15 per 20 centimetri. Come vi dicevo, ah no, questa già era così, quindi no, niente, non c'è nulla di nuovo. Questa qua, come sapete, ha le stesse carte della collezione grande e ne ha altre in più. E poi abbiamo la covering paper, che è una carta da rivestimento. La loro è telata, un effetto tela, antimacchia, insomma, quindi trattata. E queste due sono le fantasie che hanno scelto da abbinare alla carta, alla collezione di carta. Vi faccio vedere intanto queste, poi vi faccio vedere comunque anche le carte del pad grande perché non sono le stesse, cioè queste sono molto di più, sono 21, se non ricordo male, sì, sono 21. Sono 20, 21 fogli, 20 grafiche più una journaling card, che è questa qua, che è appunto queste card per il journaling. Vediamo se riesco a farvele vedere. Ok, allora cerco di posizionarmi in modo che si veda. Allora,
abbiamo questa che è la prima, che ha tipo scaffale con utensili per la cucina. Quindi la prima è dedicata un po' più alla cucina. Poi una carta base con queste righettine un po' irregolari. Questa che ricorda un po' le mattonelle della cucina. Quest'altra che ha sempre un effetto un po' linea, un po' irregolare, sempre base, diciamo. Quest'altra che ha un effetto un po' legno. Quest'altra, scorriamo insieme. Sotto vedo se riesco a girarle. Ok, la salie, il sale e pepe. E noi le stiamo usando questi formati 16 per 16, scusatemi, 15 per 20 per 30. Abbiamo fatto un album con la collezione, quella Fluffy, prima di Natale. Faccio fatica a girare le pagine. Devo dire che ci stiamo trovando molto bene con questo formato. Guardate che bella questa, molto carina. Ha dei colori molto, molto tenui, molto, molto pastellosi. Questa con i fiorellini. Qui abbiamo altri fiorellini. Sono un po' impedita, scusatemi, faccio un po' fatica a girare con una mano. Ok, qua abbiamo cuoricini, sono tutte diverse. Qua abbiamo uno sfondo così, questa sull'arancio e il giallo. Qui passiamo alle apine, a tante apine. Questa che ha anche la covering con una geometria un po' anni 70, devo dire. Questo invece ha dei soggetti, è un pattern con degli strumenti. Ci sono tante carte molto base, quindi bella, bella sfruttabile, diciamo. Ci sono tante, appunto, tante fantasie anche molto basiche che si possono usare in tante occasioni, non soltanto appunto per l'erbario. Questa invece è la 30x30. Come vedete, ha anche lei la rilegatura così con la colla in testa, quindi non ha più quel packaging in cartone che avevano prima. E che sicuramente gli aumentava anche il costo, quindi per questo sono riusciti a battere notevolmente i costi. Qui in fondo abbiamo i famosi sentiment che mi piacciono sempre tanto. Qui appunto sono da ritagliare in quest'ultima pagina insieme alle card del journaling. E qui abbiamo delle fantasie proprio diverse, sono proprio completamente diverse. C'è qualcosa che mi blocca le pagine. Aiuto, ok. Anche qua ci sono parecchie. Oh, guardate che bella questa. Molto bella. Molto, 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 molto bella. Queste rigate. Ops, abbiamo perso le margherite. Altre apine. Quindi si possono anche, come dire. Guardate che bella anche questa. Bellissima. Si possono anche, come dire, integrare le due carte, cioè comprando entrambe non abbiamo dei doppioni. Ok, poi cos'altro è arrivato? Sono tornate alcune carte, appunto, come vi dicevo. Allora, la Spring Poppies, che è questa qua sul rosso, che era uscita l'anno scorso, molto molto bella, ed è uscita proprio anche la versione con le carte 15x30, quindi con fantasie diverse da quelle che già conoscevamo, sempre comunque in tema, molto belle, mi piacciono un sacco, molto molto carine. Questa forse c'è anche in grande, non ricordo, questa sicuramente c'era anche in grande, anche questa, quindi probabilmente hanno unito un po' le grafiche che già c'erano e ne hanno aggiunte anche di nuove. Quindi questa è la versione 15x30, c'è tornata la covering,
ci sono tornati i die cut molto belli, e poi c'è il pad grande che è qui, invece non c'era più spazio, mi sono dovuta allargare verso la vetrina, che invece è il pad, quello che già conoscevamo. No, forse mi sono sbagliata, quella comunque è una grafica diversa, forse sono proprio comunque diverse, lo ricorda, ma sono comunque diverse. Ok, poi cos'è tornato? È tornato il Love is in the Air, quindi abbiamo dei cut qui, la covering paper qui, il pad nella nuova versione 6x12, queste sono le nuove grafiche che sono inserite qua dentro, carina. Love is in the Air, che appunto è dedicata all'amore, non per forza San Valentino, perché ormai San Valentino è passato, però comunque all'amore. Poi comunque ci sono delle fantasie anche molto carino, il cerottino. Ci sono comunque, vedete, delle fantasie anche molto basiche, diciamo, molto, molto sfruttabili. E di qua invece vediamo il nostro pad nella versione più grande, ok, che appunto già conoscevamo. Sempre Sentiment, e queste sono le carte invece che trovate nel pad grande. Ok, poi è tornata la collezione di Pasqua. Questo è il pad, diciamo, nella nuova versione. Questa piace tantissimo alla Veronica. Ci farà qualcosa. Carina questa sul viola. Comunque, come vedete, ci sono delle carte che sono pasquali, ma diciamo che in generale in realtà vanno molto anche su abbinamenti cromatici, quindi poi si possono usare un po' anche in altre occasioni. Soprattutto c'è tornata la Secret Garden, che piace sempre tantissimo. I die cut ovviamente non potevano mancare. E questa qua è la versione con le nuove grafiche, quindi assolutamente da non perdere per le amanti del Secret Garden, che appunto riscuote sempre un sacco di successo. In effetti sono molto belle anche queste. Hanno questo, sono tutte molto acquerellate, molto delicate, guardate che meraviglia. Questi fiorellini, viene usata tantissimo per le cerimonie, anche perché appunto essendo così, così delicata si presta molto, anche se non per forza. E questa invece, vediamo dov'è, adesso abbiamo sommersa, eccola qua, è la versione invece 30x30 che già conosciamo. Guardate che bella, bellissima questa carta, è molto molto bella. Ogni volta che ci arriva devo dire che non ne prendiamo mai abbastanza, perché veramente, nonostante non sia nuovissima, piace molto. E poi le due carte baby, maschio e femmina, questo formato già esisteva, hanno aggiunto i puffy sticker per completare gli abbellimenti. Bellissime, sì, molto bella Angela. Bene, vi ho detto tutto, vi faccio vedere la mia, adesso che l'ho vista, la mia scatoletta che ho fatto nell'ultimo video tutorial che ho fatto. Vediamo se riesco a mostrarvela bene. È una scatoletta tonda che poi ho fatto diventare proprio tipo cestino. E niente, mi è piaciuto molto usare, devo dire, l'embossing folder. Ho fatto un po' di esperimenti, chi ha visto un po' di prove, chi ha visto il video l'avrà visto. Ho usato questo embossing folder che ha un bel rilievo, è super super rilievo, tant'è che bisogna fare un po' di prove per capire. Come sapete, gli embossing folder spesso non hanno tutti lo stesso spessore,
Spesso uno lo si inserisce con il piano, quello che sarebbe tipico dell'embossing folder, e non va. Infatti, ho dovuto fare un po' di prove per capire, diciamo, il livello di spessore che serviva. Ho usato questo qua, che era arrivato settimana scorsa, e poi l'ho colorato con gli oxide. Oppa, cos'è caduto? Gli oxide e il pennello per gli oxide. Dà un effetto molto molto carino. I coniglietti sono i coniglietti della Marianne Design, questi qui, molto graziosi, carini carini. E niente, Buona Pasqua invece ovviamente è della coppia creativa, la novità della coppia creativa. E niente, penso di avervi detto tutto. Domani abbiamo il make and take, ma vero, è al completo? Sì, niente, è al completo, me l'hanno detto. Vi saluto e ci vediamo a presto per i nuovi aggiornamenti. Ciao ciao!